Allora, abbiamo incontrato un altro cinghiale. Stavo per dire cinghialetto, ma cinghialetto non è. No, meno Che amichevole. prendiamo il sentiero, me lo trovo davanti a Bello, che ora gli faccio il video. Va dietro all'angolo, il tempo che prendo la camera per fare il video, vedo che inizia, che risbuca dall'angolo a correrci contro. Buongiorno avventurosi, oggi è giornata molto particolare, date le cattive previsioni su tutto il Lazio e abbiamo tergiversato su un trekking urbano nella città eterna e siamo in compagnia di Lorenzo Letta Ciao amici! che tra l'altro oggi gli facciamo anche gli auguri per il suo 33esimo compleanno che Esatto. insomma sapete che per un uomo raggiungere 33 anni vivo è un grande traguardo. Comunque, volevo informarvi che ho già ricevuto 20 cose tipo come Cristo. Quindi, benvenuti nella città eterna e proseguiamo il nostro trekking. Passato il gasometro, la struttura circolare cilindrica che avete visto prima, e dovevamo scendere sotto il Lungotevere e farci tutta la pedonale. Però le forti piogge dei giorni precedenti hanno creato delle esondazioni e c'è tutto fango oltre al Tevere, proprio a livello della camminata. Quindi il passaggio era chiuso. Adesso stiamo facendo una deviazione. E in realtà non lo so dove stiamo andando perché mi sto affidando completamente a Lorenzo. Lasciamo un po' di aria urbana e entriamo all'interno di uno dei parchi di Roma, Villa Pamphilj. Adesso non mi ricordo quanti ettari sono, ma è un parco che si estende su una superficie molto vasta. Voglio far vedere quanta bellezza i giardini di Roma. Aspetta, voglio far vedere una cosa. Lorenzo, da gentiluomo, si sta prestando ad aiutare una signora in difficoltà col passeggino mentre un cagnolino dalle piccole dimensioni passa. Guarda, sembra proprio la scena di una favola. Che bravo. Allora, guardate che bravo. Bravo Lorenzo, così. È proprio un ragazzetto da sposare.
rendete conto che dentro la città eterna, all'interno della città, ci sono sentieri di questo tipo? Sembra veramente di stare a un parco proprio fuori città, in un bosco sperduto. Guardate, sì. Potremmo farci, non so, Lorenzo c'ha, chiamo un video wilderness, bushcraft. Lorenzo. Come sopravvivere una notte dentro Roma. Allora, sto riprendendo, sì. Allora, c'è un cinghialone davanti a noi che ci ha preso un po' la sprovvista, spaventati, ci ha fatto quasi volare per terra. Insomma, non è che abbiamo fatto una figura bellissima, fortunatamente non c'era nessuno. Però sì, adesso proseguiamo, tanto, insomma, c'è abbastanza spazio, non è che si sente... che si sente minacciato, e quindi c'è il pericolo che ci carichi, no, assolutamente. Però ecco il bello, ricollegandomi al discorso di prima, e il video dentro Roma, dove dobbiamo sopravvivere alla natura wilderness della città eterna con i cinghiali intorno. Allora, vi faccio fare una piccola panoramica, che siamo un po' più alti. Vi faccio vedere tutto il parco che abbiamo appena attraversato. Questo è il parco del Pineto. Yes. E laggiù si vede il cupolone. In realtà credo che quel gioco in scatola che mi hanno regalato l'altro giorno c'era qualcosa di strano, c'era scritto sopra Jumanji. Ho tirato i dati e volevo venire, capito, a farmi un giro a Piazza del Popolo, invece mi ritrovo qua in mezzo, sta pure a piove. Ci è venuto a trovare Marta. Marta! Allora, abbiamo incontrato un altro cinghiale. Stavo per dire cinghialetto, ma cinghialetto non è. No, che è meno amichevole. Che prendiamo il sentiero, me lo trovo davanti, ah bello. Che ora gli faccio il video. Va dietro all'angolo, il tempo che prendo la camera per fare il video, vedo che inizia, che risbuca dall'angolo a correrci contro. Iniziamo a correre pure noi nel punto di prima, dove poi era tutto il laghetto che abbiamo fatto, tipo giochi senza frontiere. L'abbiamo fatto correndo, poi saltando, sembravamo appunto come i caprioli. Cioè veramente Frodo Baggins accompagnato dall'anello, tranquilli proprio. Cioè prima tutto, oh no, adesso mi bagno così, e adesso siamo bloccati qua perché non vorremmo disturbare il cinghiale, perché ci viene addosso, non è che possiamo... Non abbiamo paura, non è che possiamo prendere a pugnalati, porello. E quindi adesso siamo un attimo bloccati, mo ci mangiamo, dobbiamo tanto fare pausa pranzo, la facciamo adesso e poi piano piano proviamo a riavvicinarci su quel sentiero facendo un po' di rumore, così magari si allontana, però fa ridere, ecco. Dunque, siamo praticamente ritornati al parco prima di entrare dentro al parco del Pineto. Sì. Parco del Pineto. Insomma, è stata un po' una scena divertente, perché
mentre scendavamo appunto dentro, ci inoltravamo dentro al bosco, serpeggiando un sentiero, ci siamo trovati di fronte questo cinghiale che anche lui, sorpreso inizialmente, si è fermato, ci ha guardato e poi si è allontanato, anche perché insomma abbiamo fatto un po' di rumore per cercare di allontanarlo. Ma la strada, ripeto, era serpeggiante, quindi ha girato una curva, noi abbiamo aspettato un pochino affinché si allontanasse e non si innervosisse troppo per non stressarlo. Successivamente abbiamo avanzato, perché poi era l'unica strada, il sentiero stretto. Come abbiamo rigirato l'angolo, ce lo siamo ritrovati di fronte, ma che ci correva contro, e lì a quel punto siamo dovuti correre via, anche un po' insomma così sorpresi, perché diciamo, caspita, dico, pensavamo che la nostra presenza gli avesse fatto capire che si doveva allontanare, invece probabilmente la mia ipotesi è quella che era una femmina con dei cuccioli in quella zona e che ci ha voluto spingere via, anche perché poi dopo essere corsi via ci siamo allontanati non poco, abbiamo aspettato diverso tempo e dopo una manciata di minuti, quindi comunque stavamo aspettando, si è ripresentato il cinghiale, che era tornato ancora più indietro, come appunto a voler verificare che la minaccia, ovvero noi, fosse andata via, e ci ha spinto ancora più lontano. Lì a quel punto abbiamo capito che non potevamo proseguire lungo quel sentiero, abbiamo fatto tutto un altro giro e siamo ritornati al punto d'ingresso che avevamo preso del bosco, e adesso stiamo facendo un altro giro, però è stato molto divertente, ecco. Che dice Lorenzo al riguardo? No, effettivamente è stato molto divertente, cioè, adesso che siamo qua ci possiamo ridere sopra, diciamo che al momento personalmente, se non ci fossi stato te, mi sarei fatto prendere dallo sconforto, perché più che altro non sapevo dove andare, però insomma, compleanno col brivido, compleanno col botto, qualcuno direbbe. Sono grato per questo brivido, perché non ho mai beccato un cinghiale o un animale in vita mia, escluso i caprioli con te in camicia. Ne ho beccati due in un giorno, di cui da uno sono stato attaccato. Ottimo, evviva. Ah, per festeggiare i 33 anni del buon Lorenzo, ci facciamo una birra anche per reintegrare un po' di liquidi consumati, un po' di sali minerali in questa faticosissima escursione. Vai. Auguri Lore. Grazie. Stamattina abbiamo dovuto fare la deviazione perché volevamo passare sotto sulla pedonale del Lungotevere, ma poi abbiamo preso un'altra strada perché era chiuso. Ecco, potete vedere che praticamente è completamente allagato. Il maltempo di questi giorni ha talmente innalzato il livello del fiume da coprire completamente la pedonale, quindi oggi ci serviva la canoa praticamente per fare l'itinerario che avevamo prestabilito. Comunque, alle nostre spalle abbiamo Piazza della Libertà e Via Colla di Rienzo, che per un romano sa quanto è importante Piazza della Libertà, che ha dato i natali a una delle squadre più prestigiose d'Europa. E insomma, abbiamo di fronte a noi Piazza del Popolo, che poi è più o meno il punto di chiusura del trekking, dell'urban trekking di oggi. Allora, miei cari avventurosi, siamo arrivati a Piazzale Flaminio e qui si chiude questa giornata. Insomma, strana ma divertente. Strana e divertente, insomma, un bel modo per festeggiare i 33 anni di Lorenzo, e ricca di cose questa giornata. Colpi di scena. I colpi di scena,
e abbiamo anche avuto modo di mostrarvi quanto l'interno di Roma possa essere wild. E niente, da qui adesso prendo il trenino, torno a casa, Lorenzo invece prende la metro e si dividono le nostre strade. E vi ricordo di iscrivervi al canale, di iscrivervi a quello di Lorenzo, che probabilmente poi vi metterò all'inizio, quando l'ho presentato ve lo metterò in sopra, vi metterò il link per raggiungere il canale di Lorenzo. Commentate, fateci sapere cosa pensate di questo video e ci vediamo alla prossima anche avventura. Anche le nostre doti di survival. Esatto. I'm a survivor. Ragazzi, ciao.